Nel segno della prevenzione e della solidarietà si inaugura domani al Teatro Verdi di Montecatini Terme la 10ª edizione del Congresso Nazionale sui Centri Diurni Alzheimer, curato per la parte scientifica dall'Unità di Medicina dell'Invecchiamento dell'Università di Firenze con il tradizionale sostegno della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. Tra i relatori molti dei massimi specialisti italiani, ricercatori, clinici, farmacologi, psicologi e operatori vari, ovvero scienziati e terapeuti di corpo e mente che nel loro lavoro affrontano sotto varie angolature il dramma demenze. 1,2 milioni i casi in Italia, 87.000 in Toscana. Le novità sono che abbiamo dei dati molto più precisi sulla possibilità di prevenzione della malattia d'Alzheimer. Questa possibilità consente concretamente di impostare in maniera preventiva alcuni, non aspettando l'età senile nella quale, come sappiamo, l'incidenza di Alzheimer è maggiore, ma cominciando verso i 40-50 anni attraverso schemi ben precisi di comportamento che comprendono l'attività fisica, l'attività mentale, la dieta e il controllo di alcuni fattori di rischio. Ecco, sappiamo che in questo modo è possibile ridurre la malattia d'Alzheimer. Allora, per i farmaci, stando con i piedi per terra, ad oggi abbiamo soltanto dei farmaci che riescono a rallentare il decorso della malattia, mentre probabilmente arriveranno appunto dei farmaci che in qualche modo potranno aiutarci molto. Ma ad oggi la cosa più importante indubbiamente è fare prevenzione e assistere nel miglior modo possibile questi soggetti, cercando di garantirgli la miglior qualità di vita possibile a loro e ai loro familiari.